Diciamo che al di là di quello che è l'intervento chiaramente ancora di Arrow Global, che è interessato a investire direttamente nell'ambito diciamo degli stress asset in Italia e che ritiene il mercato italiano molto, molto interessante, sia per la dimensione sia per la tipologia di opportunità che ci sono obiettivamente oggi e ci saranno nei prossimi anni sul mercato. Però diciamo con la SGR noi avremo la possibilità anche di coinvolgere altri investitori appunto sui fondi che verranno lanciati con questo focus specifico, che in realtà in parte hanno già coinvestito con noi su alcune operazioni in passato e che in parte anche hanno coinvestito a livello globale con Arrow Global, perché comunque Arrow Global in altri paesi europei dove è presente ha già fatto coinvestimenti con tanti altri investitori istituzionali che quindi lo conoscono e diciamo con i quali è possibile appunto anche affrontare il mercato italiano. Anche in questo caso lo strumento del fondo può essere molto utile perché chiaramente è una modalità per rendere più efficiente e più trasparente anche le modalità di investimento da parte di questi investitori. Diciamo che sempre più noi incontriamo operazioni che hanno un sottostante immobiliare, perché chiaramente sia dal punto di vista di quelle che sono diciamo, le situazioni di crisi che ci sono sul mercato italiano, molte hanno una componente immobiliare. Sia aziende che hanno appunto il classico stabilimento, ma anche e soprattutto direi progetti di realizzazione immobiliare, di costruzioni che sono bloccati, sono a metà strada, un po' come nel caso del fondo Aster, no? Che vanno fatti ripartire e rivalorizzare. In questo ambito evidentemente c'è quindi uno spazio di mercato molto molto interessante e il fatto anche qui di avere una SGR può rendere, diciamo, credibile la nostra proposta anche agli interlocutori tipici di questo tipo di situazioni, che sono le banche, che hanno dei creditori secured, quindi ipotecari, e che si trovano a dover gestire queste situazioni senza spesso trovare delle soluzioni. Noi, la capacità che abbiamo appunto di realizzare operazioni di concordato, di piani di risanamento, la capacità anche di fare nuova finanza in questo tipo di situazioni, evidentemente siamo ben posizionati per poter fare una proposta concreta.